L'assalto alle carceri di Baldenic, avvenuto tra il 15 e il 16 giugno del 1944 per opera di un piccolo gruppo di partigiani della formazione Pisacane, ha un ruolo particolarmente importante nel quadro della resistenza bellunese, sia per la sua portata, sia pure per il suo valore simbolico. Per quanto riguarda il primo aspetto, l'obiettivo pienamente raggiunto di liberare una settantina di prigionieri senza colpo ferire è chiaramente uno dei risultati più sorprendenti e incredibili della lotta partigiana nel nostro territorio. Quello non era stato certamente il primo colpo messo a segno dai partigiani della Pisacane o di altre formazioni del nostro territorio, ma la sua eco, indubbia e notevole anche al di fuori dell'ambito strettamente locale, rappresenta un ulteriore risultato immediatamente percepibile. Che un gruppo di pochi uomini, male armati ma pronti a tutto, riuscisse in un'impresa tanto audace, diede al movimento partigiano bellunese una visibilità e una credibilità difficilmente quantificabile, ma senz'altro indubbia, indiscutibile. Infatti, in seguito a quell'operazione, furono centinaia i giovani che decisero di rompere gli indugi e di salire in montagna al fianco delle formazioni partigiane. Eppure ancora poco tempo prima, la resistenza bellunese si dibatteva tra difficoltà logistiche ed organizzative, cercando di darsi una forma e un'efficacia che difficilmente riusciva a raggiungere. Il primo nucleo armato in provincia di Belluno si forma agli inizi di novembre del 1943 presso la casera La Spasema, che si trova alle spalle del paese di Lentiai, una località della Val Belluna. Questo primo gruppo comincia ad operare spostandosi ripetutamente per trovare basi e sedi sicure e si intitola inizialmente a Luigi Boscarin, un antifascista bellunese morto durante la guerra civile spagnola. Successivamente verrà intitolato a Tino Ferdiani, il primo caduto della formazione. Ben presto il Ferdiani si divide in tre formazioni, una delle quali è appunto la Pisacane, che sarà al centro dell'operazione al carcere di Baldenic. A capo di questa formazione troviamo Mariano Mandolesi, nome di battaglia Carlo, un giovane di Gaeta, nato nel 1920, che l'8 settembre aveva sorpreso soldato mentre si trovava a distanza in una caserma di Montagnana in provincia di Padova. Subito cominciò ad organizzare la resistenza in quelle zone, ma poco dopo il Partito Comunista lo inviò a Belluno per dar vita a una formazione partigiana anche nel nostro territorio e fu egli fra i fondatori di quel primo nucleo della Spasema. La Pisacane cominciò subito ad agire nel territorio bellunese, con risultati a volte anche notevoli ed eclatanti, ma senz'altro ancora si trattava di poche formazioni nel nostro territorio che agivano tra mille difficoltà, come dicevo prima. E ovviamente l'esercito tedesco non stava a guardare, già aveva operato molti diversi rastrellamenti e arresti, e le persone fermate e condotte al carcere venivano spesso interrogate in maniera molto feroce e sotto tortura. Tra le persone che a inizio giugno si trovavano nelle carceri di Belluno possiamo trovare alcune figure di rilievo della resistenza e dell'antifascismo bellunese. In primo luogo Francesco Pesce Milo, già capitano dell'esercito italiano, faceva parte al momento dell'arresto del comando militare del CLN bellunese. Oltre a lui c'era anche Giovanni Banchieri, un feltrino esule in Francia durante il fascismo, poi al confino a Ventotene, rientrato a Belluno e quindi arrestato dai tedeschi. Oppure, altra figura di rilievo in carcere nel giugno del 1944, Eliseo Dal Pont, nome di battaglia Bianchi, bellunese, anche egli molto giovane, tra i fondatori del primo nucleo della Spasema e successivamente sarà uno dei capi partigiani più importanti del nostro territorio. Quando si decise di fare questa operazione al carcere di Baldenic, diverse ragioni spingevano i partigiani in questo senso. In primo luogo il desiderio di salvare alcuni loro compagni che potevano essere sottoposti a tortura. In secondo luogo un problema di autotutela. Molti di questi partigiani, in
interrogati e torturati avrebbero potuto rivelare delle informazioni che avrebbero potuto mettere in crisi il movimento partigiano. In terzo luogo si voleva evitare che i prigionieri potessero essere deportati nei lager nazisti o diversamente essere fucilati. Quest'ultimo caso riguardava per esempio Francesco Pesce, Milo. Era imminente, a quanto si era saputo nel CLN, del suo trasferimento a Trento, dove avrebbe dovuto essere fucilato. Quando si venne a sapere, il CLN decise che era arrivato il momento di agire. Il CLN, che fino a quel momento aveva avuto un atteggiamento di attesa molto spesso e poco propenso all'azione, ma in questo caso decise che si doveva intervenire. L'obiettivo era quello di liberare lui, e solamente lui, in un'azione così concepita. Nel momento in cui il camion dei tedeschi fosse uscito dal carcere con il suo prigioniero, il CLN avrebbe informato la Pisacane, che avrebbe provveduto ad organizzare un'azione lungo la strada. Mandolesi, quando gli fu comunicato questo piano, formalmente lo accolse, ma aveva già un'idea ben chiara e molto diversa nella sua mente. Il suo obiettivo era quello di assaltare il carcere per arrivare alla liberazione di tutti i prigionieri politici ivi rinchiusi. Un'operazione di questo genere non è certo un unicum nella storia della resistenza italiana. Prima che a Belluno, episodi di questo genere si erano già avuti a Rocca di Cesena e a San Gimignano, e nei mesi successivi si sarebbero visti assalti al carcere anche a Firenze, Verona, Bologna, Reggio Emilia, Padova, Udine e ancora a Belluno sul finire di aprile, a pochi giorni dalla conclusione della guerra, anche in provincia di Belluno. L'operazione si doveva svolgere in questo modo. Un nucleo di partigiani, 12, doveva scendere a Belluno attraverso il Col di Roanza, che si trova sul Monte Serva, la montagna che sovrasta la città di Belluno, e questi 12 uomini erano così suddivisi, 8 in divisa di soldati tedeschi, che dovevano fingere di accompagnare 4 partigiani catturati da rinchiudere nelle celle del carcere di Baldenic. A guidare il gruppo, Amisha, un soldato in realtà dell'Armata Rossa, finito non si sa bene come tra i partigiani bellunesi, che giunto al carcere si fece aprire parlando malamente l'italiano e mescolandolo anche ad alcuni vocaboli di russo. Le guardie non si resero conto di questo, aprirono e i soldati tedeschi, i finti soldati tedeschi insieme ai partigiani catturati, furono condotti all'ufficio matricola. Qui le guardie cominciarono a chiedere i documenti dei prigionieri. Misha fece finta di non capire, dicendo che lui doveva solo consegnare questi prigionieri. E quando una guardia, alla fine esasperata, chiese se fra i soldati tedeschi ci fosse qualcuno che parlava italiano, a quel punto Mariano Mandolesi, che invece figurava tra i prigionieri partigiani catturati, estrasse la pistola, la puntò contro la guardia e disse: «Qui tutti parliamo italiano». Da quel momento il carcere di Belluno fu nelle mani dei partigiani. Le guardie furono raccolte, chiuse in alcune celle, da altre furono liberati oltre 70 prigionieri. All'esterno del carcere, in teoria, avrebbe dovuto esserci un camion destinato a raccogliere i prigionieri più deboli e più anziani per portarli in salvo. Il camion, per ragioni che non si seppero poi, non si trovò all'appuntamento e quindi i partigiani, i liberati del carcere, furono costretti ad attraversare la periferia di Belluno, in particolare il quartiere di Cavarzano, e a dirigersi, immaginiamo fra quali pericoli, verso il Col di Roanza e da lì sul Monte Serva, alle spalle del quale, nel versante nord, si trovava la casera dei Ronc, la base della formazione Pisacane. Mentre liberatori e liberati risalgono il Monte Serva, si volgono verso la città ad un certo punto perché sentono suonare le sirene. Il carcere è illuminato dai riflettori ed è chiaro che i tedeschi hanno compreso quello che è successo e hanno dato l'allarme. Un allarme tardivo, ormai i fuggitivi sono tutti in salvo.
Ci furono delle conseguenze a questa operazione. Mandolesi nega che esse furono particolarmente significative, ma in effetti ve ne furono. Tre giorni più tardi, il 19 giugno 1944, Belluno e Feltre subirono un pesante rastrellamento. Ci furono decine di arresti, di questi alcuni poi verranno deportati nel lager di Bolzano, che veniva aperto proprio in quelle settimane, mentre alcuni furono addirittura uccisi. Tra questi vale la pena ricordare il colonnello Angelo Zancanaro, ufficiale pluridecorato della Prima Guerra Mondiale e tra i primi organizzatori della resistenza nel Feltrino. Egli venne freddato sulla porta di casa insieme a suo figlio, 19enne. Però la seconda conseguenza di questa operazione, di questa cosiddetta beffa di Baldenic, fu l'esplosione del partigianato bellunese. Ricorda ancora Carlo che la liberazione dei prigionieri provocò un entusiasmo enorme, specie fra i giovani. Dice così lui: «Tutti quelli che operavano in montagna pensavano ora, se un giorno sarò arrestato ci saranno quelli che verranno a tirarmi fuori. Questo fatto determinò veramente l'esplosione di Belluno. I tedeschi reagirono con durezza a tutto ciò». I partigiani in effetti erano cresciuti numericamente, le formazioni si erano moltiplicate e così le operazioni. Sicché Georg Karl, che guidava le SS in provincia di Belluno, ordinò la massima durezza. In particolare tra agosto e novembre assistiamo alla distruzione di diversi paesi, all'incendio di case, casere, fienili, a rastrellamenti, a deportazioni di centinaia di persone, a esecuzioni pubbliche, un sistema di terrore che mirava a creare, a fare terra bruciata attorno al partigianato bellunese. E lo stesso movimento si trovò quasi scompaginato, finché agli inizi di novembre non riuscì a riorganizzarsi e venne costituito un comando militare zona Piave, articolato in due divisioni: la divisione Belluno, operante sulla destra Piave e nella parte settentrionale della provincia di Belluno, e la divisione Nino Nannetti, operante invece sulle prealpi bellunesi, nella sinistra Piave, ma poi scendendo verso il Trevigiano e il Pordenonese. Riprendeva a questo punto in grande stile la lotta contro il nazifascismo, anzi contro i nazisti in modo particolare, giacché dagli inizi di settembre la provincia di Belluno, insieme a quella di Trento e di Bolzano, erano andate a costituire la zona d'operazione delle Prealpi, un territorio dunque sottratto al controllo diretto dei fascisti e sottoposto all'amministrazione civile e militare dei tedeschi. Qui la guerra di liberazione si prospetta veramente come un secondo risorgimento, una lotta contro l'occupante straniero. L'immagine di questi partigiani che scendono dal Col di Roanza cantando la Guardia Rossa, che si dispongono a liberare 70 e più prigionieri in un'azione pulita, sbeffeggiando in qualche modo, mettendo in ridicolo le forze nemiche, ha un valore e una portata simbolica straordinaria. Non a caso, appunto, centinaia di giovani bellunesi decisero di salire in montagna in seguito a questa operazione. In qualche modo potremmo proprio dire che l'operazione Baldenic rappresenta un punto di svolta nella resistenza del bellunese, il momento in cui effettivamente anche in questa provincia esplose in maniera definitiva la lotta contro il nazifascismo.